Buonasera a tutti, sono Luigi Onaracosa per video e benvenuti su Pokémon Xenoverse. Ragazzi, non l'ho trovato. Sono stato un'ora ad allenarmi nello stesso punto dove l'avevamo trovato la prima volta. Non è più riapparso quel Pokémon e questa è Erba Alta. Oh, Cigame. L'ho portato quasi tutti al 23. Mi è mancato soltanto Nin, in quanto è morto nel processo, ma è morto verso la fine, quindi non ho voluto fortuna in vita. Spero non sia un Pokémon davvero raro e forte, quello là che ho ucciso per sbaglio con Trishut, e che in futuro troviamo lui l'evoluzione in Farfalluovo. Molto semplicemente. Ah, e mi sono dimenticato ancora di rimettere l'audio. Ok, adesso va meglio. Vediamo un po'. Oggi forse abbiamo la terza medaglia. Spero che sia bastato il farming. Dopo poco competisci qualcos'altro interessante. Ah, Swirlix. Io ho trovato la tua evoluzione shiny di recente, sai? È la sua evoluzione. Non sono sicuro. In realtà è un Pokémon. Ok. Latte Mumu. Scontato, il fatto è che questa è proprio una città medievale. Ora. Perché? Perché tutto questo? Ma si trova Gorita. Non ci credo. Masgot. Quel Pokémon lotta, perché c'è una collezione di statuette di Masgot? Principessa Mimosa. È questo il capo palestra? Sarà folletto. Ok. Oh, buono. E quindi il Pokémon nuovo è Excalibur. Scalibog con la roccia di re si evolve, ok. Sa quando lo trovo io in Scalibog. Ok, questa mi interessa molto. Ma ho trovato un pochino di MT che voglio usare. Non ancora, no? Allora, pazzia. Gli ho insegnato Trespolo, che però non penso che servirà nell'avventura, nella mossa. Oddio, non sono mai stato un grandissimo amante di Trespolo, in realtà, vi dirò. Mi servirebbe. Figuriamoci. Capisco. Ci ho sperato.
Un attimo perché se devo davvero aiutarla, oh, Pokémon Center era qua. L'ho già visto io quella, questi qua, boh, non mi ricordo. Perché se posso, se devo davvero ucciderli, li uccido con Nin. Così mi sale a livello 23. Non. Vedete, il team sta andando bene, non lo stiamo cambiando perché sono un po' che potrebbe interessarmi, ma boh, non ne sono totalmente sicuro di mettere quello là dei soldi. Perché davvero l'utility è buona. No, a quanto pare non posso aiutarti. Ok, quindi sappiamo che ha Excalibur. Questa è Johnson. Posso fare reclami tasti? Ok, allora, Smeargle X, a quanto pare. Che Pokémon selvatici? Fluffy, ok. Non è veloce da ammazzare. Non posso ricordare i tasti. Ho fiducia che prima dell'ultimo episodio me li ricorderò bene i tasti. Oh, il famoso Magikarp. Sto qua lo catturiamo per quella quest. Tanto tornerò indietro prima o poi. Ah, abbiamo finito le ball normali. Dai, Magikarp. Su via. Se un Magikarp di livello 3 penso che devo scendere abbastanza per trovare i Pokémon rari. Cioè, non mi è stato spiegato, però deduco che più vai in basso, più il Pokémon che puoi pescare risulti migliore. Catturato. Ma va. Un Magikarp livello 3 che dà sti premi nella cattura è indecente. Ah, è perché finché non funziona non me la considero usata? Oh. Andiamo più in basso. Ecco ora. Andiamo un po'. No, è un Kidun. Ah. Basso. Secondo me è così, più vai a fondo più ci sono i Pokémon migliori, quindi in basso, in basso, in basso, quando inizia
quando inizia a essere buio dovrebbe esserci migliore. Comunque, molto probabilmente, dai, siamo in un castello fatato. Qua era difficile, era impossibile. In un castello fatato, quindi per questo direi che è folletto. Se è folletto, ho l'antifolletto per eccellenza, quindi. Anche qua è abbastanza obbligatorio venire presi. Vedete? Livello 14 perché siamo andati in fondo. Vorrei però prendere anche un tesoro, sia mai che sia una roccia di rega, non sarebbe affatto male. Non si scappa da un Magikarp livello 14. Oh! E non vedo. Per piacere. Ecco, tipo te. Che cavolo sei che sei nelle profondità più abissali? Mi pare giusto. Gyarados. Comunque dimostra che è quello che pensavo. Il livello 20 non hai una. Non hai nulla che può farmi male. L'importante è che io ne continui a essere scimmessa e ne convinto. Comunque se è così, più scendi, più Pokémon sono buoni. Solo che... Gyarados. Qualche piccolo errorino come minigioco ce l'ha nelle collisioni. Ma l'hanno fatto in pochi sto gioco. Qua no, qua ho sbagliato io. Qua ho sbagliato io, non è un errore di collisione. O meglio, è una collisione ma è giusta, non è un errore. Vorrei provare a prendere il tesoro. Per un'ultima volta poi andiamo avanti per non perdere troppo tempo. Posso farmele anche da solo queste cose alla fin fine. Che ti venga avere un po' di culo. Ci sono delle combinazioni infattibili. Ok, cosa prendete un Gyarados? Vabbè, qualche altro Pokémon nuovo? Mincino. Cigami, niente di che. Cigami, lo abbiamo già peccato, Cigami. Cioè, oddio no, non è vero. È giustissimo il suo ritrovamento in quel punto. Questa è la palestra. Era palese fosse la palestra. Me la ricorderò sta mimosa, vero ragazzi? Su Elixir è folletto, è qua.
quasi sicuramente folletto. Il che, boh, il Pokémon per farla fuori la palestra ce l'ho. Unico problema tecnico, ne ho uno solo. Ma non ho tanti Pokémon deboli al folletto, quindi non mi sto a preoccupare. Oh! Vabbè. Fatto a patto. Ci sono i fossili, quindi. Ottimo. Cosa volevi insegnargli? Non urlo rabbia. Ok, scuro, potrebbe essere urlo rabbia. Che già voce. Non è malaccio, che già voce è buono. Pepita, ottimo. Io l'ho fatto evolvere il mio ragazzino e sono felicissimo, è diventato bello forte. Ok, palloncino simpatico. Ma io ho avviato scegliendo un Pokémon elettro immune al terra, quindi. Ok. No. Ah. Ah. Breman. Oh. Ok. Avete capito, ragazzi? Breman è quel gatto musicale. Breman, Brema Band, banda di Brema, musicanti di Brema, non so quanti di voi conoscono quella fiaba. Cos'erano? Un asino, un gallo, un gatto e un altro tipo. Qui ci saranno versioni gallo, gatto, eccetera, eccetera. Simpatico. Un altro Risoctile. C'è qualcosa che non va, cioè, perché una capopalestra ha riportato all'età del Medioevo la propria città e poi nient'altro? Solo una città? Ok. Del fuoco è la prima. Prova del fuoco. Cavolo. Oh signore. Oh signore. Oh. Smirgolix. Ah.
E quale sarebbe la belva? Un Draddigon. Un problema Draddigon. Ma sì, Draddigon livello 30. Ma mi pare giusto. Trishot è morto. Partendo dal presupposto, Trishot è morto. No, non è vero, non me lo faccio morire così. Draddigon livello 30, non può essere catturata, chissà come mai. Oh, mi dispiace. Ma guarda, ma non è che non hai out? Hai usato 3 mosse su 4, se la 4 non mi riesce a fare. Vabbè, la 4 ce la fa. La 4 ce la fa ed è una coverage contro i folletti. Mi pare giusto. È una cavolo di coverage contro i folletti. Peccato per te che io contro i draghi abbia anche roba leggermente più pesante. Devo andare dall'attacco che può fallire. Coppa d'oro. Tutto qua, va bene. Sì, vediamo un po'. Ah, vabbè. Posso catturarli io? Mi sa che non posso catturarli io, non c'è. L'evoluzione. Io ci provando se posso riprovare. No, ok. Onchem pensi all'evoluzione? Ah. Che cavolo però. Qua un pochino si vede quel problema che ho detto. È andata bene all'inizio, mi sono fatto sconfiggere come un deficiente.
L'avrei passato. Curiosa cosa è appena successa. Ok. Ok, coppa d'oro, un chelino d'oro. No, comunque ha vinto tutto sto gioco. Sto gioco ha fottutamente vinto tutto. Cioè, palestre originali, personaggi originali. Il primo capo palestra, giusto, è un pochino sulle sue. Non mi hanno spiegato nulla, è un labirinto però. Ok. Paladino Rinaldo. Cigami, al 24, quindi siamo comunque più o meno vicini a livello della palestra. Non sono stato troppo lontano con la mia idea di che livello poteva essere. Ho sbagliato perché ora mi è venuto in mente. I folletti sono deboli al suono. Fai sul serio? Niente, a Trishot me li mangia a colazione sti poveri folletti. Ok. Ah, peccato, per poter andare in skateboard. Ok, Armando. Ok, Reindeer, conosco, niente problemi. Scatiamo una bara onda. Sì, ho 4 Pokémon e un terzo, cioè puoi entrare e dare il colpo finale del mio Lupacchiotto. Un po' si è stato salterati. Colpirti dove ti fa più male? Ma affrontiamolo. Davvero? Mimosa, farei la bruttissima fine. Ma no, dai, cazzata nera. Classica bimbetta, dai, fantastica.
Dimmi chiù. Questo è un problema. Mimikyu è un pessimo lead, ma ora dovrei riuscire a gestirlo. Pessima scelta. No, oddio, non è vero, non è una pessima scelta. Va bene, Mimikyu è morto, però ho perso quasi Trishot. Che a sto punto mi converrebbe tenere, far morire in modo da poter poi scambiare con un altro. Swarpuff. No, seguiamo la mia strategia. Posiamo la morte. Quanti Pokémon ha? Visto male, vero? Perché se ho visto bene sarà pesante qua. Ti vuole che mi ammazzi. Mi sa che no, ok, uso super pozione. Io sgancio la bara onda. E così riesco a gestire bene la situazione delle pozioni anche. Okay, non è la mia intenzione che ucciderne due con Trishot, però ci sta. Che sono monofolletti, avessero un'altra categoria, un'altra categoria, un altro tipo, potrei anche giocarmela. Allora, vediamo un po'. Smirgo. Ok. Ne ero certo. Non. Vabbè, Smeagol fai cagare però. Perfetto. Ora mi ammazza. Con assorbibacio. Va bene. La morte con assorbibacio mi fa recuperare un solo PS, non è un problema. Trishot ne hai fatti fuori due, mi va benissimo. Ora gli mando contro l'inferno, voglio vedere che cazzo fa. Perché Blingrim non dovrebbe essere minimamente in grado di gestirlo. Poi me lo spieghi il perché hai insegnato frustata a Smeargle, X. Non è un altro Pokémon. Va bene. Magi Berillio? Ottimo. Non ne ho azzeccata una di palestre, quelle che pensavo. Armando non è che mi porti all'entrata. Ok, grazie. Beh, un Magibrillio.
In realtà va benissimo anche così. Ma Gibril è una tecnica da 80. Incanto voce da 40. Raddoppiamo l'efficacia intrinseca del personaggio. Allora. Bisogna andare adesso a nord e poi a est. Dove c'erano le cameriere? Esatto. Sentiero gravità. Non proprio, ma va bene. Livello 20. No, se siamo alla quarta medaglia però. Hysteric. Erba. E una mandragora. Livello 28. Prossima palestra, livello 28. Granché per gestirla al meglio, Roselia, perché è veleno, ma no, non è vero, l'erba pura col veleno lo distruggerei. Il veleno col psico. Mi va bene come mossa, infligge pochi danni e non lo toglie dallo shot. Perfetto, ottima scelta. Ok. Dustin. Oh. Sarebbe bisogno di una tecnica fuoco leggermente più forte di braciere. Scatole. Vabbè, dovrei avere un'antiparalisi da qualche parte. Pepechino, oddio, carino. Erba di sicuro, forse erba fuoco preso da un peperoncino. Magari aver dato fuoco. Non figuriamoci. In realtà sono più sicuro di riduttore, non è stabbata, brucia tutto. Sì, allora erba fuoco di sicuro a sto punto. Mi ha ucciso.
Che altro ha sto qua, scusa? Spero che anche sto qua non sia introvabile di nuovo, perché davvero mi inizio a soffrire fisicamente se pure sto qua diventa introvabile. Perché quell'altro è sparito, è nulla. Ok, non è introvabile. Puppi, allora, a quanto pare io sto qua lo distruggo. Quindi Puppi devi... Ombra notturna. Provocazione ci sta. Così attacco faccia ti distruggo, quindi Zaino Mega Ball. Se non eri fuoco potevi essere interessante. Ma essendo erba fuoco, stai nel box. Un po' come un peperino. Che bastardo. Perché ma anche poco un bastardo in un certo senso. Vabbè, ci sono solo questi. Solo il pepecheno. Siccità. Complimenti pepecheno. Siccità come abilità è tanta roba in un team fatto bene. Stanky. Va bene, niente di superlativo. Sti non si scappa, non li capisco. Puzzle. Puzzle, puzzle, come cavolo si chiama? Baccano. Intanto, parrebbe di no, pare che ci siano solo Pecheno e poca altra robina di dubbia utilità. Speravo in un altro Pokémon, almeno, vabbè. Ah, Bigrim. Ne ho mezza vita. Ah, dubito che lo riusciamo a uccidere. Se lo confondiamo ce la famo. Nede. Vabbè, ci può per Nunville. Con che attacco però? Sì, ombra notturna ci sta. Aspetta, ma... Ho capito perché quel Pokémon là non è apparso. C'è il ciclo giorno-notte in sto gioco. Perché anche i clou, tutto il tempo che ho giocato farmando ieri sera, non è mai riapparso. Il che può voler solo dire che non è apparso perché era sera. No, non c'è nient'altro. Andiamo a curarci. Direi che questo episodio è durato un pochino meno dello scorso, ma possa finire tranquillamente qua. Non ho ancora questo modo per abbattere gli alberi. Ok, ragazzi, allora allora, arriviamo a livello 25 con tutti i Poco la squadra. Che mi sembra un tuo modo per proseguire senza stare di livello troppo basso. Livello 25. E poi...
E poi andiamo avanti, quindi off screen riporto tutto al 25. Ritorna abbastanza indietro. Una cosa che però posso fare con voi. Tanto lui è a posto come livello. Ci facciamo una corsetta. Ok, non t'avevo mai sfidato. Ciao Giampiè. Non è un Pokémon coleottero, Giampiero. Non è un Pokémon coleottero. Non commentiamo che è meglio. Qua. Ah, ok, proprio. Vabbè, ragazzi, noi allora ci vediamo nel prossimo episodio. Si ferma fino a livello 40, 45, cioè 25. Alla prossima.